Mino, pochi giorni e si comincerà a sparare qui a Castanea per il mondiale di elica. Sì, manca veramente poco, è qualche anno che lo aspettiamo, sono anni e mesi che ci stiamo lavorando tanto e quindi arrivati a questo punto non vediamo veramente l'ora che inizi tutto e che ci godiamo questa magnifica manifestazione che per la prima volta arriva nella nostra Sicilia. Come partecipanti mi auguro di fare almeno 300 tiratori, 250-300 tiratori. Abbiamo la fortuna sia io che mio fratello di portare la maglia azzurra, il gilet in questo caso azzurro, in casa al campionato del mondo. Direi che di più non si può chiedere, no? Tu sei a casa tua, nel tuo campo, sei convocato in nazionale e quindi non sarà facile, perché quando si organizza un evento non è mai facile poi sparare e dare il meglio in pedana, ma ci proveremo e ripeto, la cosa più importante è che tutti, in primis noi che abbiamo lavorato tanto, ci godiamo questo bellissimo evento. È un evento più unico che raro, ovviamente giocare in casa sarà un grande vantaggio con diciamo, i nostri familiari che ci staranno accanto. E poi come è prevedibile, nel nostro campo abbiamo un leggero vantaggio, dobbiamo sfruttarlo e non restare sul pezzo, ecco. Già faccio parte della nazionale da 4 anni, l'emozione diciamo che è quasi scomparsa, c'è sempre l'emozione di rappresentare i propri colori della nazionale sul proprio campo, quindi è una responsabilità in più, ma anche un incoraggiamento a fare sempre il meglio e spero di arrivare preparati, non solo io ma anche tutti i miei familiari. Il vento che tira qui può essere un elemento in più rispetto ad altri posti, quindi può essere un vantaggio per voi che lo conoscete, o rispetto anche ad altri campi di gara c'è sempre, quindi non può essere un fattore. Noi possiamo essere abituati, ma diciamo la componente tecnica in caso di vento è uguale per tutti, perché posso colpirla e posso comunque sbagliarla. Quindi magari sì, perché siamo, l'unico vantaggio è perché siamo abituati magari a un po' di vento in più, tutto qui, ma il rapporto fortuna tecnica è praticamente a zero. Manca pochissimo, ormai un'emozione indescrivibile sia come organizzatore che come atleta, perché vestirò anche la maglia azzurra della nazionale, sarà un orgoglio anche per questo. Quali sono gli avversari o le nazioni, poi nella gara delle nazioni, che vi fanno più paura da tenere più d'occhio? Ma ormai un po' tutte, perché il livello è alto ovunque, sia in Argentina, sia negli Stati Uniti, ma soprattutto anche le nazioni europee come Francia, Gran Bretagna e anche l'Egitto, che ormai ha dimostrato di essere ad altissimo livello in questa disciplina. Dividere la nazionale con mio fratello e mio cugino già c'era successo, ma anche all'Europeo qui 3 anni fa, ma sicuramente il mondiale è quello che aspettavamo da sempre, poterlo disputare insieme in nazionale e soprattutto sui nostri campi, che fino a qualche anno fa era impensabile. Ed essere riusciti a portarlo qua a Messina è stata un'impresa sicuramente, però è stata frutto di un lavoro da parte nostra, di mia mamma, mio padre, io e mio fratello, indescrivibile.